E dalla pizzeria Il Principe in via Settimio Mobilio, la nuova puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. Ma questa è una puntata speciale perché oggi parleremo di calciomercato e il cavaliere ce ne dirà qualcosa di particolare, ci dirà. Il mio grido finalmente è arrivato a Roma. Lo Titto, il cavaliere, ha chiesto un portiere, un terzino, un centrocampista e un attaccante. Ma sono arrivati, Don Antonio. E caro direttore, allora Don Antonio non conta Allora, niente. sveliamo i nomi più tardi, però. Se i nomi li facciamo dire a Ma questo ospite che è arrivato qua. il portiere è arrivato. È un bel nero, ma facciamo anche il Papa nero. Nei pali della Salernitana, forse probabilmente al 99% domenica, finalmente vedremo un grande È portiere. grande allora. Grande, viene in prestito dal Torino, un ragazzo Ma che già grande perché è forte o grande perché è è grande di alto? altezza e veramente sta nei pali. Grazie all'ex portiere che avevamo, ma può andare anche in prima divisione. E passiamo subito al re della pizza, Walter. Buongiorno. Allora, questo calciomercato come sta andando? Diciamo che il portiere, come ha detto Don Antonio, serviva subito. E poi io penso che l'attaccante, se teniamo a conto del Donnarumma e gli diamo fiducia, vanno bene anche loro. Quindi, oltre il portiere, cosa c'è da fare per migliorare questa squadra? La difesa, terzino, un altro difensore centrale. Però dobbiamo dire che oggi è ospite qui con noi nella puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia, il signor Russo, che ve lo presentiamo in questo momento. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, grazie a Don Antonio, grazie a Daniele, è un piacere stare con voi, è un piacere parlare di Salernitana come sempre. Ok, Don Antonio, ma lo conosce? Questo signore qua si chiama Federico Russo, è un tifoso storico, era una colonna portante del centro coordinamento di Salerno. Perché poi è caduta la colonna. La colonna è caduta, ci ha lasciato, augurando che non ci lascerà per là, perché se ci lascia per là sono guai poi. Sentite cosa dice. Dopo vi racconterò l'aneddoto di Don Antonio. Io, per quanto riguarda il calciomercato, dicevate bene voi prima, la Salernitana finalmente ha battuto dei colpi. Diciamo che ha battuto due colpi importanti, che sono quelli del portiere Gomis, che è di proprietà del Torino, ma che era in prestito al Bologna fino a ieri, e adesso oggi farà il primo allenamento con la Salernitana. Un ragazzo anche fisicamente forte, bravo, io lo ricordo a Crotone, anche ad Avellino. Quindi è un portiere importante ed è un colpo importante. Ancora importante è il colpo del terzino destro Bittante, che è stato anche nazionale Under 20. È un ragazzo forte fisicamente e anche da un punto di vista tecnico. Poi ci sono i due giovani della Lazio, perché gli Under fanno sempre comodo perché non vanno ad infierire sui 18 della lista over. Quindi più under ci sono, tanto meglio è. Minala è un calciatore che ha fatto bene a Bari 2 anni fa. Meno bene a Latina quest'anno, però è un ragazzo del 96, quindi tutto da scoprire. Se Bollini, che l'ho avuto a Roma con la Lazio, lo ha chiesto esplicitamente al presidente Lo Titto, vuol dire che sa come collocarlo in questa squadra. Oltretutto, diciamo che Bollini sta lavorando perché vorrebbe schierare la Salernitana con un 3-4-1-2 che più si addice alle caratteristiche di questa squadra, e quindi chiaramente anche per tirare il meglio fuori da Donnarumma, anche se è proprio di stamattina la notizia di calciomercato che il Bari sta affondando il colpo per poter avere Donnarumma, offrendo De Luca e un po' di soldi in cambio di Donnarumma. Però pare che la Salernitana, almeno fino a giugno, non libererà Donnarumma, e quindi Donnarumma continuerà a fare coppia con Coda. La coppia vincente, La coppia diciamo. Vincente. Don Antonio, allora con questi acquisti dove può arrivare la Ma Salernitana? voi gli auguri me l'avete dato di Salerno Notizia? Sì, certo, già 2 settimane fa abbiamo dato gli auguri che Don Antonio è presidente onorario del centro di coordinamento, Abbiamo ecco. già Già annunciato la l'abbiamo città. detto 2 settimane fa, era un'anteprima. Vabbè, io mi sono dimenticato, in base all'età, mi pensavo che Salerno Notizia non era ancora a conoscenza No, siamo stati i primi a di questo dare. nuovo incarico, che voglio ringraziare tutti gli amici miei del centro di coordinamento che hanno puntato sulla mia figura. Anche se l'abbiamo ripetuto, siccome le feste di Natale, lo champagne, i panettoni, i capitoni, il baccalà, questa Troppo. cosa è venuta dopo, sotto l'Epifania, sono contento di questo nuovo incarico che hanno scelto me come
tifoso di 50 anni di storia, Daniele, tu non eri nato ancora. A Don Antonio ci sono i 25 anni del Donato Vestuti che mi picchiano ancora addosso, i 25 anni. E quindi Don Antonio, con questa diciamo campagna di riparazione di gennaio, dove può arrivare la Salernità? Ma quello titolo ha detto prima che iniziasse il campionato. La Salernitana deve entrare nei primi 6 posti per lo spareggio per andare in A. È stato uomo di mantenere la parola, i rimborsi sono arrivati, oggi siamo con te parlando, siamo al 19 gennaio, con chi ci ascolta, Lotito dà fiducia, Lotito è una garanzia, dottore il cognato non ne parliamo proprio. Ma un'altra buona notizia vorrei dare, sì, a Salerno Notizia, dite, Don Antonio. La Lega stanno esaminando il fatto del rapporto di parentela, sì, da un cognato all'altro, sì, forse verrà deliberato, sì, che non c'è più quel quarto grado di parentela, verrà tolto e sicuramente Lotito può comandare anche in Serie A col cognato, dottore Mezzaroma. Ok, allora questa è una bellissima notizia che ci sta dando Don Antonio. Beh, Don Antonio è addentro alle cose della Salernitana, è addentro alle segrete stanze della sede granata. È vero quello che dice Don Antonio, perché il presidente della Lega B a Bodi proprio domenica ebbe a dire che non è impossibile che Mezzaroma possa fare il presidente in Serie A. Noi ce lo auguriamo, anche perché Marco Mezzaroma è una persona di una squisitezza unica, un professionista esemplare, una persona che sicuramente potrà dare tanto come ha dato fino ad oggi alla sanità insieme a Claudio Lotito. Ok, Walter, invece i nuovi acquisti possono passare qui in pizzeria? Certamente possono passare a provare sicuramente la mia pizza. I nuovi acquisti... E cosa gli facciamo mangiare? Sicuramente la pizza granata. Così che è una sorpresa, quando farò la pizza granata il cavaliere e voi sarete i primi a sapere qual è, e sarà un portafortuna venendo a mangiare qua e poi fare bene in campionato. Ok, allora cavaliere, ci sarà la pizza granata in omaggio per i nuovi acquisti da sera. Ma qua il principe già si è messo a disposizione, chi si presenta presento, o i nuovi o i vecchi. Dal principe viene offerto pizza e birra a tavola gratuito, non si paga un soldo. Importante che tutti i giocatori, non solo i diciamo, per adesso sono 3 arrivi. Fortuna. Benissimo, che qua è una pizzeria granata, qua si parla solo di Salernitano in questo ambiente. Non è che voglio fare una pubblicità, perché questa ragazza la pubblicità non ci serve. Anche i muri ricordano un po' il colore granata, anche le tavole imbandite qui ricordano il colore granata. Quella maglietta Antonio Amato. Antonio Amato che ha messo esposto il principe della Margherita. Venite tutti a via Mobilio 57 a trovare il principe della pizza. Quella è la maglietta 90-91 in campionato. Se vi ricordate, Soglia. È la maglietta del compianto presidente Soglia, quando siamo andati in Serie B con Anzaloni, che anche lui purtroppo da pochi giorni non c'è più. Quindi un'altra persona squisita che fece grande quella Salernitana insieme a Di Bartolomei, Lucchetti e tanti altri. Va bene, passiamo allora subito alle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. I commentatori stanno aspettando. Sì, da casa stanno aspettando, anche se dicono che Don Antonio... Vabbè, deve finire stai ieri, no? Deve finire. Non ingarra più niente Don Antonio. Domenica Don Antonio. Daniele, ma Don Antonio ci imbrocca qualche volta, qualche bolletta? No, è quello stavo spiegando, cioè da casa arrivano in redazione tantissimi messaggi che dicono: Don Antonio, cambia mestiere, non fare più le previsioni perché non è cosa tua. Caro direttore, non vi prendete le pizzicate. Lei sa conoscenza, i miei scommettitori che puntano sulla mia schedina, chi me l'ha fatto perdere è la Salernitana. Sempre e me l'ha Salernitana. Fatto perdere per 3 settimane, perché se io fisso la Salernitana esterno X2 e in casa 1, nessuno mi smonta. Che poi la Salernitana pareggia, amici miei, perdo anche io. Perché bisogna io prendere dei provvedimenti. Allora vediamo questa schedina, se non va bene. Diciamo che pure un po' colpa degli arbitri, perché Don Antonio perde la bolletta per la Salernitana. Golli regolari, non ha messa dagli arbitri, non lo dimentichiamo. Ma avete fatto stare in pensiero quando hai detto cambia mestiere.
Beh, queste sono le persone che vogliono bene a Don Antonio. Va bene, Don Antonio, quelli scrivono sempre, ovviamente. Lasciali scrivere, quasi li scrivo io. Poi non, la ci fine. Sono, non ci sono più. Ma quando ho scritto io vado direttamente a Brignano. Scherza sempre, ovviamente, Don Antonio. Daniele, non hanno scherzi. Quindi Russo può stare tranquillo. Russo non si tocca. Non si tocca. Chiusura, prima di chiudere dei saluti, devo raccontarvi un aneddoto di Don Antonio. Posso raccontare? Proprio su questo fatto, giocavamo a Gubbio, quando con la sede hanno giocato a Gubbio, in trasmissione per radio, perché faccio una trasmissione giovedì sera per radio, a Radio MPA, insieme ad altri amici. Don Antonio è uno degli ospiti frequenti di questa trasmissione. Ebbene, me lo mettemmo in contatto con un suo pari travailleur, un suo collega di Gubbio. A un certo punto il conduttore della trasmissione chiese al signore di Gubbio, dice: lei da quanti anni svolge questo lavoro? E il signore disse: io dal 1958 che faccio questo lavoro. Chiamò Don Antonio e disse: Don Antonio, e voi che cosa facevate? Don Antonio candidamente rispose: io mi avviavo alla futura carriera. Grande Russo, grande Russo. Va bene, allora passiamo subito alle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. Brescia Avellino 1, Perugia Cesena X2, Ascoli Provercelli 1, Pisa Ternana 1X. Prendete tutti carta e penna da casa, perché Don Antonio sta per svelare Salernitana Spezia. Allora, la prima cosa che voglio annunciare a chi mi ascolta: la Salernitana giocherà domenica alle 17:30. Tre giocatori sono già arrivati e non è finita ancora qua, che c'è un'altra ciliegina sulla torta che il dottore Fabiani sta operando. Tutti allo stadio. Ma Daniele mi domanda: ma cosa vogliamo puntare? Uno secco! Uno secco, uno fisso quindi. Uno fisso. Reti di Goda e Donnarumma. Quindi allora, sentite 2 bene. 2-0. 2-0 ha detto Don Antonio. Uno fisso, rete di Coda e Donnarumma. E poi vediamo che la prossima settimana, quando andiamo tutti a Verona, finalmente. Anche il cavaliere va a Verona. Anche io sono lì a Verona, mi aspetterà il mio collega con l'auto funebre all'aeroporto. Andate pure sotto il Giulietta Romeo. Ma Giulietta Romeo. Poi abbiamo modo di parlare la settimana prossima. Bene, pensiamo già allo Spezia domenica. Sì. Battiamo lo Spezia e prepariamoci tutti per Verona. Ok, e allora qui dalla pizzeria Il Principe in via Settimio Mobilio, dove c'è Walter, il re della pizza, termina la puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia.